I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Era lo Stargate, la porta che dagli anni 80 ci introduceva verso gli anni 90. 1989, Technotronic, Pump Up the Jam. In realtà, ascoltandola, immediatamente il pensiero va a Cancun Heart, una serie pazzesca. Un mockumentary, come si dice. Un mockumentary finto, chiaramente, con questa attrice pazzesca, si chiama Diane Morgan. L'avete forse vista in Afterlife, la serie bellissima di Ricky Gervais. E lei finge di essere il Mario Tozzi, diciamo, un po' inglese. Però, senza preparazione. Senza preparazione. Se Mario Tozzi proprio fosse così, domani ricordiamo dovrebbe venire Mario, sarebbe un po' un guaio. Ed è bello perché fa delle interviste a veri professori, esperti di clima, di storia naturale, di cultura, facendo domande. Vabbè, ma non è che realmente gli uomini preistorici erano scimmie? Sì, erano scimmie. Ah, ma il signore dice che sono scimmie. Che veniamo da lì. Ed è bellissima appunto la serietà, e anche molto bella, diciamo, il fatto che alla fine obblighi questi esperti a dire delle cose solo perché sono su Netflix. Quindi, può dire questa roba perché siamo su Netflix e ci serve per il lancio, è bellissimo. E a proposito di Netflix, è uscita la nuova serie di Black Mirror, sì. E oggi c'è un grande fermento qui nella redazione romana perché siamo tutti grandi fan. La prima puntata è imperdibile, veramente strepitosa. Poi ci stanno un po' di lupi mannari, così. Johnny Soulful, John è terribile, è meraviglioso. A me basta che appunto non ci siano nani che muoiono, gente in costume, draghi. Non darlo per certo, a un certo punto. Cioè, arriva no, anche no spoiler, ma ci stanno tra l'altro anche i draghi che volano. No, i draghi che volano li vedete solo fanno draghi... fibra quando i draghi che volano sono gli spot di Sky. Pigliare subito in mente la ragazza che ci disse tra poco cosa. Daremo un appuntamento invece che riguarda Sky, così le piattaforme le abbiamo citate praticamente tutte. Buongiorno Stella, hai già cominciato da un po'. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Cosa hai fatto ieri? Hai surfato con uno spritz in mano? No, ieri giro in moto. Ah, la miseria. Giro in moto fino in Abruzzo. Cioè dietro. Ah. No, mi pareva che tu non portassi la moto. Interessante, è il primo viaggio che fai da passeggera così con una meta così lungo, in una meta così lontana, sì. Ah, sì, ok, sì. E com'è andata? Scomodo. Ah, perfetto. Scomodo. Certo. Al ritorno ho avuto un crampo unico dal collo al piede. Ma poi avete il microfonino o non si può parlare? Bisogna mettere, sì, devo metterlo. Devo metterlo perché sono grande noia. Quindi lei bussa sul casco di lui. Esatto. Sì, tutti i segnali con le dita. Quanto ci hai messo? 2 ore e mezza andare, un po' di giri interni, altre 2 ore e mezza tornare. Ah, ok. Quindi esperienza bocciata. Da motociclista ti dico, quei giri divertono solo chi guida. Certo. Il passeggero purtroppo. Hai passato il weekend a accontentarlo con tutti i capricci. Esatto, mi sembra di capire. Che il prossimo è il mio turno. Buongiorno Patrizio. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Fine settimana tranquillo, insomma. Ma io ho lavorato. È vero, mi avete anche chiamato sabato mattina con Laura Antonini. Mi hanno preso molto in giro e mi hanno definito il vero furio del Trio Medusa perché sono uno che programma le cose con largo anticipo. Io ribadisco quello che ho detto anche in diretta da Laura Antonini: se non lo fate siete sbagliati voi. Cioè non è che è un metodo, cioè questo il mio è il modo giusto di vivere e voi siete sbagliati. È ovvio. Ma poi riferito a cosa programmare tanto in anticipo? Allora mi hanno detto: cosa stai facendo? Stavo guardando per Capodanno sabato. E allora qual è il problema? No, si parlava di persone che prenotano ristoranti per esempio 6 mesi prima. Fai bene. Ma io dico che è giusto. Sabato sono andato al cinema con Leonardo, che per fortuna è mio figlio. Papà, prendiamo i biglietti. Sapete quanti eravamo in una sala da 400 posti? 4. Però comprare quel posto è mio. Guarda. E se c'era già in 4 alle 3 di sabato pomeriggio. 342-00-00-700. Sentiamo chi lancia la sigla. Mola il Trio Medusa. Mola ora una scusa. Per alzarmi alle 8 del mattino e gridare il mio telefonino. Azzozzoni, avete mette sta sigla? Sigla? Lunedì 19 giugno 2023, questa è Radio DJ. Canta la pari. Buongiorno. Se mi vuoi come va tutto bene, fa gonfie vele il Trio Medusa. Chintese motocicletta, riesce a capire tipo tutto a posto. C'è il Trio Medusa, quindi you don't stop. Canzoni travisate, sembra un picking pioch. 3 culatoni, una quota rossa, Pink Floyd. Ora senti come suona, comincia la mattina tutti culo alla balena, come dice Lino. Ma porca puttana, va tutto bene, fa gonfie vele
il trio Medusa. Tese. Medusa, ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele, Furio, Teo da Laziano, da Laziano. L'ho detto la latina, appunto. E ci sono le canzoni travisate, certo che ci sono. Penultimo appuntamento, perché oggi ha l'esame della patente, quindi evidentemente ha bisogno di un supporto. La carica, morale, certo. Non di una distrazione, in senso, ascoltali prima. Veronica, ti batto, Claudia si è fatta Ascoli, Piceno, Lisbona, i scooter 400 con suo marito. Io quest'estate arriverò in Francia, quindi poi Claudia, la sento. Magari. Vedi, anche voi delle cose, dice, Claudia è ancora tuo marito? Sì. E dire che ieri noi abbiamo dimenticato di, anzi, tirate ad orecchie per tutti voi all'ascolto di Radio DJ, siete tanti, perché io ieri sono uscito di casa con la bandiera alle 5 convinto che non si è festeggiato. Io ero convintissimo. Ho vinto il terzo posto. Vabbè, che vuol dire? Arrivaci terzo. Mi sono sentito scemo a aprire le finestre in piazza a fare noi, cioè, fatto la faccia, le cose, niente. Sai chi altro ha festeggiato? I tifosi del Lecco. Ah, beh, certo, promozione. Avevano più senso loro, forse. Noi, che niente. Per come vanno le cose, io ieri avrei festeggiato. Poi vediamo come va. E altri tifosi che devono festeggiare sono quelli del Cagliari, ragazzi. Sì. Un'altra promozione. E tra poco parliamo con un amico che ha fatto un film, un vero e proprio film, su un personaggio storico del Cagliari, Gigi Rioni. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 30 Seconds to Mars, Stack, Radio DJ, le 817, queste chiamate Roma 3131, abbiamo fatto un lancio perfetto, tra l'altro capita sempre così, quando siamo particolarmente precisi. Precisi, che, quando studi. Ed è strano. Possiamo usare un termine calcistico, quando siamo in palla, si impalla tutto. Stiamo cercando di contattare Riccardo Milani, secondo me, a occhio, è la classica cosa, anche quando Patrizio mi ha scritto sabato ti chiamiamo, ho dovuto togliere il blocco delle domande anonime, capito? Perché tu non ci pensi, ma se ti chiama Radio DJ è un numero chiaramente anonimo. E infatti adesso Riccardo Milani ci ha risposto. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, come state? Bene, tu come stai? Bene. C'hai il blocco anonimi, di la verità. Ma non lo so che succede, a fare una cosa così, però non riesco a rispondere, non so. Eccoci qua. Allora, comunque, la cosa importante è che vogliamo parlare con te nel nostro cielo, un rombo di tuono, dove il rombo di tuono chiaramente è Gigi Riva. E l'occasione giusta adesso è festeggiare il ritorno in Serie A del Cagliari dopo un solo anno. Lo chiamano purgatorio, perché spesso dicono la Serie B è un purgatorio. In realtà no, è un secondo paradiso. Poi è un super campionato. Martedì 27, 21:15 su Sky Cinema 2, il film che in realtà era già uscito al cinema, giusto Riccardo? Sì, è giusto, è uscito il giorno del compleanno di Gigi Riva, il 7 novembre. Perché ti sei appassionata alla storia di Gigi Riva? Ma perché l'ho vissuto in pieno, ero un bambino, ero appassionato da quest'uomo, da quell'avventura del Cagliari, da quella trasformazione che avveniva in quegli anni di quell'isola, perché Gigi ha fatto di più, insomma, di uno scudetto, ha cambiato il corso della storia di tutto un popolo lì. E poi ha dato un esempio enorme, io me lo ricordavo come un esempio di lealtà, di umiltà, di coraggio, di onestà, di coerenza, tutte doti che mi pare che in questo momento scarseggino un po' ovunque. Sì, non solo nel mondo del Cagliari. Anzi Riccardo, c'è un termine che hai usato che ci piace ricordare, sembra una parola desueta, è quasi una parolaccia, etica, che forse è quello che, come dire, vediamo mancare veramente dappertutto. Spieghiamo a chi è molto giovane e non sa bene chi è Gigi Riva, che personaggio è stato. Intanto Gigi Riva non era sardo e nonostante tutto si è identificato con la Sardegna. Però Riccardo era la famosa bandiera, quella, quando diciamo le bandiere nel calcio di Stefano, uno pensa subito Gigi Riva, che rifiutò ogni proposta. Esatto, lui ebbe il coraggio di dire di no, cioè non tutto si può comprare, quello ha affermato quel giorno, poi l'ha fatto, adesso non so se l'ha fatto in maniera inconsapevole o meno, ma è stato di fatto un esempio. Quando appunto parlo di etica è questo, cioè il mondo può andare avanti anche senza necessariamente il mercato, cioè ci sono valori che possono comunque essere più di altre cose, e Gigi ha detto e ha fatto questo sia fuori dal campo che dentro il campo, cioè è sempre stata una persona molto coerente, molto riservata. Pensate che io la prima volta che sono andato da Gigi per chiedergli di fare questo lavoro è stata 21 anni fa, e 21 anni dopo Gigi ha detto va bene, ammazza, me l'ha fatta sudare ma scusa Riccardo, quindi tu ogni anno avevi questo appuntamento fisso quando arrivava il compleanno di Gigi Riva, di accidenti, adesso ci riprovo, magari ha cambiato idea.
Esatto, erano gli auguri di Natale, il Capodanno, il compleanno, cioè, varie cose, cioè, vari appuntamenti, così vari tentativi. E poi adesso devo dire la verità, insomma, una cosa enorme che mi è successa nella vita, insomma, io adesso ogni tanto vado a trovare Gigi a casa sua e ci vado. Ma Riccardo, è vero che avevi scritto una poesia da bambino dedicata a Gigi Riva? Allora, avevo scritto un tema. Okay. La maestra ci disse di scrivere una cosa, un tema libero a piacere. E io scrissi una partita di calcio molto importante ed era Fiorentina-Cagliari, in cui Gigi segnava un gol importante che poi determinò l'andamento del campionato. Insomma, ero già all'epoca. Era nella tua storia, era la tua storia nazionale. Cioè, ci pensavi già da allora, insomma. Possiamo dire che era il tuo mito in quel momento, sì. Beh, lo era. Io quel quaderno lì lo conservo ancora ed è nel film quel quaderno. E l'ho fatto leggere a Gigi, che alla fine del film mette anche un voto a quel no, non spoiler. Il soprannome Rombo di Tuono invece è interessante, sì. Gliel'ha dato un altro grande. Sì, gli ha dato Gianni Brera, un grandissimo del calcio e non solo, anche lì parliamo di un giornalista eccelso, no? Una figura importante a proposito di etica, insomma, ecco. E sì, Gianni Brera era qualcosa di più e diede quel soprannome a Gigi in una partita in cui Gigi segnava un gol su punizione. E in quel momento Gianni Brera si era appena distratto, quindi sentì come un qualcosa tuono nell'aria, un tuono, insomma, così si girò, ma per me, invece era semplicemente il pallone calciato da Gigi. Fammi capire. Sì. Allora, per i palloni di un tempo erano pesanti, sì, sì, erano pesanti, erano duri, i giocatori di un tempo picchiavano come Fabbri. Interviste tra gli altri a Gianfranco Zola, Nicolò Barella, Gianluigi Buffone, Roberto Baggio, Massimo Moratti, Cristiano De André, insomma tantissimi che raccontano, diciamo, insomma, chi era Gigi, chi è Gigi Riva e perché è così importante nello sport e non solo. Grazie a Riccardo Milani per essere intervenuto a quest'ora. Martedì 27 giugno, mi raccomando, su Sky Cinema 2, nel nostro cielo un rombo di tuono. Grazie a te, Riccardo. Un abbraccio. Grazie, Riccardo. Scusa, Riccardo, crediamo di farti cosa gradita mettendo un pezzo di De André Fabrizio. Eccola qua, bocca di rosa. Grazie, ciao. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie. Spesso un grammofono, doppia voce, senti. Pure moglie, e fu... La stava tenendo col tono basso, certo. Di Fabrizio. Allora, questa bene o male ce la siamo cantata tutti. Purtroppo, come dicevo, a microfoni spenti non la potete vedere a Dont perché non cedono i diritti. Ci sono dei cantanti che non cedono i diritti in assoluto, non è una questione come economica, scelta, non so come dire. Perché infatti dicono: ma comprateli. Non, cioè, forse perché in passato qualcuno le ha utilizzate quelle canzoni contro la voglia. Esatto, anche i nostri amici Elio e le Storie Tese hanno avuto un caso in cui hanno detto: a questo punto nessuno utilizzi più le nostre canzoni, perché sentirla a una festa di partito, qualunque esso sia, ma magari, senza chiedere. Senza chiedere, chiaramente ti disturba. A proposito di Elio e le Storie Tese, tutti su Rete del Dono vi ricordiamo i gadget imperdibili del concertozzo. Forza, gli occhialoni con i sopracciglioni. Dai, io già l'ho preso. Io pure, mi sono preso gli occhialoni. Io voglio presentarlo con certo. E quest'anno non farò l'errore che ho fatto l'anno scorso. La prima cosa che compro è la canotta. Avevi ragione tu. La canotta. Ho comprato la media e sembro una versione, diciamo, brutta. O ci siamo ingrassati. Abbiamo lavate male o semplicemente abbiamo sbagliato taglio. Cosa dici, Furio? Stiamo facendo box, abbiamo dei fisici scultori. Io ho preso la S, dove cacchio vado la S? Enrico, buongiorno. Buongiorno, chiedo questo strano il concertosso in Piazzale Roma Rizzone, forse riuscirei ad andare. Però pure te, pure a te, piedi ci vuoi andare. Enrico. Intanto compra gli occhiali con i sopracciglioni anche tu, che fai una cosa buona, perché ricordiamo ricavato va al CESVI per le case del sorriso in Italia. Enrico, supponiamo che ieri tu abbia lavorato un casino finalmente, no? Sì, c'è stata abbastanza gente. Devo dire che ci si aspettava magari qualcosa in più. Comunque sì, c'è stato un bel movimento, perché era praticamente quasi il primo weekend di sole pieno. Da retta ai TG nazionali, pienone ovunque, murato di gente. Da retta ai TG nazionali c'era il pienone anche il 2 aprile. Cioè, no, ogni Enrico, volta sparano titoloni. Io ho visto il servizio a studio aperto. I ragazzi che correvano però era così.
Vai! No, è iniziata l'estate! Sì, sì. No, però, nel video però, vai! Vai! E tagliatelo quel vai, tagliatelo! Quanto mi dà fastidio! Vabbè, mare però tutta la settimana, dai, sì, ha voglia! Sì, sì, bello perché c'è l'alta pressione che prevale, ecco. Okay, in conseguenza okay. di un affondo, adesso forse un po' tecnico, comunque affonda una bassa pressione sulla penisola iberica, di conseguenza risale aria più calda verso l'Italia. Quindi diciamo ci sono poche cose da dire, un po' di nuvolagni in questo momento sulla parte della pianura padana che se ne andranno prestissimo e un po' di temporali che dalle Alpi e le Prealpi centro-occidentali potranno anche lambire parte della pianura padana in serata. Okay. Ecco, per il resto bello, ecco, se vedete un bello, po' di rubito. Però possiamo aggiungere, abbiamo parlato Sardegna. Di Sardegna, Cagliari, sì, sì. eccetera, che sono previsti 40 gradi in Sardegna. 40. In effetti se nei prossimi giorni si arriverà a 40, soprattutto appunto la parte più calda dell'Italia sarà proprio la Sardegna, la Sicilia, quasi ovviamente, perché insomma quelle le regioni meridionali che soffriranno di più, ma non si scherza neanche sulla pianura padana, nei prossimi giorni effettivamente si boccheggerà. Sì. Grazie Enrico, a domani, ciao. E tra poco le canzoni travisate. Round round, vuoi che non ci sia un gruppo siciliano che ha parodiato i Suca Babes? Vuoi che non ci sia, sicuramente. L'hai appena fatto. Gira che ti rigira come il titolo. Potrebbe essere sicuramente un'idea di Fiorello, sapete? Ricordate il famoso Suca Morning che ci dava sempre Suca Morning. Sì. Ciao Rosario. Le 839, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Penultima puntata delle canzoni travisate per quest'anno scolastico, non solare, sì, chiaramente. Sì, sì. E ancora buongiorno innanzitutto. Buongiorno trio. Dobbiamo dire stagione per questa stagione, la prossima torneremo stagione. Lunedì e poi forse e poi ci sarà un best. Quindi non disperate se la vostra canzone travisata non è stata ancora detta. Perché lo dici? No, perché ce ne dovrebbe essere una mia. Ma chissà, ti ho spiegato il trucco, tu ormai non sai agire, devi inventare un nome di un segnalatore, uno pseudonimo. La devi mandare tu, mandare a un altro canale che la gira lui. Ma dai, comunque bisogna essere anche un po' tranquilli su questa cosa. Se non la mandi ti piscio nel serbatoio. Previ, cominciamo, vai, tranquilli. Vabbè, ti racconto tu. Allora, partiamo da Mattia Offspring, ecco. Come out and play. Il primo non sono io. Ti eri firmato Mattia? No, non sei tu. Premiata macelleria dal bracconiere di Ozuna. Al banco c'è un giovane apprendista, Brianino. Arriva Dexter Holland degli ospiti. Ma lavori fa Brianino? Fa tutto lui. Ma una serie su Brianino, Netflix. Facciamolo. Vorrei un po' di carne di animale molto raro, il più raro, per fare un ragù esclusivo. Cosa mi consiglia? Beh, signore, abbiamo qui un controfiletto di vombato dal naso peloso. Ne esistono solo tre esemplari e questo è uno di quelli. Costa 4.500 euro al grammo. Mi scusi, dice, ma lei non era lei che a Dunkerque il 27 maggio del 40 sotto il Cretar della mitraglia il furore della battaglia razziava i soldati caduti sottraendo loro valori e indumenti per venderli al mercato nero? Mamma mia impossibile, sono nato nel 48 a questo punto un dato di fatto sarà comunque si affetti il bombato perché tutti poi danno ordini in battaglia? Brianino brandisce il coltellaccio, ne taglia una piccola porzione impiegandoci un tempo considerevole e un Dexter Holland spazientito urla: Taglialo un po', ehi! Perché con tutti i macellai prima affetta l'aria, cioè, si avvicina, poi si avvicina, prende la mira. Ecco la mia. Giorgi Cannibal Corpse. E non ascolto questo genere. Chris Barnes dei Cannibal Corpse viene reclutato dai tifosi della Dinamo in Fingarda per il ritorno del playout della Bundesliga, che è il campionato dei narcotrafficanti. Bundesliga. Arriva dopo. Bravo. La Dinamo dovrà affrontare lo Spartak Barella sul campo del Barella. I tifosi dell'Infingarda. Non inteso come giocatore. No. I tifosi dell'Infingarda vogliono intonare cori per tutto il tempo per fiaccare un Barella ormai disposto a tutto. E chi mai più di Barnes potrebbe servire alla bisogna? Barnes telefona alla moglie e la mette al corrente della proposta degli Ultra. Tutte le scuse sono buone per non fare un cazzo, dice la moglie. Te ne vai ancora una volta. Almeno ti fai dare qualcosa? E mi hanno promesso due pezzacci. E tu cosa gli hai detto? È un entusiasta. Barnes risponde: e gli ho detto, voglio urlare a casa loro.
ha veramente un'ottava sotto il rutto. E gli non ho detto voglio urlare a casa loro. Anche perso la voce, secondo me, a forza di cantare così. Sei passato questo, non passi la mia. Guarda, Max Giorgi, Ted Nugent, One Dance, no. Sweet Pulsar. Però almeno si è avvicinato alla musica. Si è avvicinato. Quanto era bravo Ted Nugent prima che diventasse un nazifascista? Perché questo è successo. Snoop Dogg discute con Jay-Z. È più forte Batman o Superman? Beh, dice Snoop, Batman è di fatto Bruce Wayne. Mi segui? Quando quel personaggio si sveglia al mattino è Bruce Wayne. Deve mettersi un costume per diventare Batman. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. E quando Superman si sveglia al mattino è Superman. E il suo alter ego è Clark Kent. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la superiorità di Superman sulla razza umana e quindi su tutti gli altri supereroi. Jay-Z risponde: beh, Batman è stato forgiato da un allenamento straordinario. Grazie alla sua psiche ha sviluppato un'intelligenza fuori dal normale. È meglio Batman, è meglio Superman. Meglio Batman. Arriva Ted Nugent. E che cazzo è sto così? Basta. Sapete che chi può risolvere la questione? Zia Sofia, tua zia che sta a Viterbo? Ma che cazzo ne capisci? Di DC Comics, tra l'altro, zia Sofia. E Nugent, facendo il gesto del lascia fare, dice: ci vuole Sophie per sta geniale diatriba o no? Geniale diatriba! Mi avete avvisato, eh? Anche allora mettiamo fra Quintale e Coez e poi c'è la mia travisata. Me lo sento. La notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Alta Marea, la ricordavo diversa, non so perché, ma vabbè. Arrangiamento, anche questa due voci, quella invece la cantava uno solo. Che poi a sua volta ricordava un'altra canzone. Le 846, lunedì 19 giugno 2023, lo sapete, tra le 8.30 e le 900 ci sono sempre le canzoni travisate. E partiamo con una canzone travisata che ho segnalato io. Sentiamo. Gabriele Corsi, o del trio Medusa? No. No. Riccardo da Conegliano Veneto? No. Yachts, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Devi segnalarla, dai. Yaz vuole fare colpo su Tafana Besozzi. Ciao, vuoi ballare con me? Ma è avvenente sta Tafana. Come è Tafana? È già dal nome, mette voglia. Beh, subito. Sì. Vuoi ballare con me? Sparisci sgorbio. Ti posso offrire che so un cordiale, un maschino, un bob, un amaro del capo. Ma vaffanculo. Ce li hai i soldi per un Salvatore's Legacy? Un cocktail contenente cognac Le de Griffier Vieux del 1778, arricchito da due gocce di angostura Shiraz? Per un costo totale di 6.200 euro. Non lo so. No, forse lo so. Se chiedo a nonna l'anticipo di 23 anni di paghetta e aggiungo le mie tre carte Pokémon. Più rare, magari posso ambire uno sciottino di Amaro 18. All'isola. Senti, ma ti andrebbe di fare un giro in moto fino alla Mini Italia? C'è ancora l'Italia in miniatura. Adesso Mini Italia diventa. Ma io me la ricordo come Mini Italia. Mini Italia, figura. Ma torniamo prima delle 7 perché ho nonna a cena e lei vuole mangiare presto. Levati dalle palle, amareggiato, ma non vinto a Yaz. Si confida con Coez. Sono convinto che lei sia innamorata di me. E cosa te lo fa pensare, visto che ti ha trattato così bene? Ma il modo gentile con cui mi si rivolge. Quindi, secondo te è innamorata? E Yaz risponde: lei sa, ma fa apposta. È la tattica. Senza nulla togliere, bella, ma sentite la prossima. Dai, la prossima, ecco. Plumplerio, Rancid, Tomorrow Never Comes. Magari hai digitato male sulla tastiera. Non è che hai scritto male la mail. Gabriele Plumplerio. Il Sor Plumplerio diventa il mio prossimo avatar. Di Alambicchi. Monica Selesh avvisa Tim Armstrong dei Rancid. Monica Selesh, la tennista. La tennista. Timino, vieni all'oratorio di San Cinghione che ho della skunk buonissima. Ma così me lo dice al telefono. Parli solo di quello. Di quella roba. Guarda che ci devi dire qualcosa. Certo. No, ma ci tengo a dire che insomma non si fa. Grattando il naso.
lo dici grattandoti il naso, vi ricordo che tra meno di due settimane passeremo un weekend lungo con questo uomo. Mamma mia, vabbè. Che facciamo? Vabbè. Ma così me lo dici al telefono, così. Mortacci tua. Dove stai? Lui va dritto, ragazzi. Sono nel confessionale e mi sto rollando uno storgione antologico da 50 grammi. Ammazzo! Così. Mezzo etto, ma tu sei pazzo. Si vive una volta sola, sì, ma l'altra metà della volta la passerà in galera. Se va così. Ma poi nel confessionale che la dovranno riconsacrare la chiesa di San Cinghione. Vabbè, ti raggiungo. A questo punto. Non appena arriva Armstrong, però, vede il parroco che sta arrivando a sua volta. Telefona concitato a Monica Seles e le dice: cazzo, Monica, Don Mauro. Per tutti i Don Mauro d'Italia, iniziate la messa così. E c'è l'omelia. Ammetto che era molto bella, ma la prossima l'ho segnalato io. Ecco. La prossima. Beh, sarebbe Max Giorgi. Ah, no, Gabriele. Ve lo ricordate Disco Duck? Come no? Cioè, ah, che bella topa. Sì, no? Sì, bella topa. Sì, anche bella topa. Seconda parte della. No! Sì, quindi non è la tua. Non è la tua. Donald Duck dice a Rick Dees: mi sono innamorato di Alexandra di Hannover, classe 99, sorella minore di Charlotte e Pier Casiraghi, l'unica dei quattro figli di Caroline di Monaco a godere del titolo di principessa. Sono disposto a sfidare il mondo, a finire l'inferno, a lottare contro i draghi, a sacrificare quanto ho di più caro. Però che figura ho fatto la scorsa volta? Che fa? Ti prego, aiutami a rimediare. Volentieri, dice Rick Dees, ma per la consulenza sono 600 euro in nero, 800 con la fattura. È un disilluso per la consulenza. È un disilluso amareggiato a Donald Duck, conclude cinicamente dicendo: e vabbè, nessuno KFS. Italiano quello che faceva la voce. Nessuno KFS. È del vomero. Vabbè, spettacolare, ragazzi. Vabbè, mi tolgo il cappello, se non hai passato la mia, a me non merita. Però, dopo Post Malone, proprio in extremis, parliamo con l'insistente Gabriele. Oh, con l'insistente Gabriele. 8:51 ora di DJ, chiamate Roma 3131. Oxytocin, making it all okay. When I come back down, it doesn't. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Post Malone, Chemical alle 8:53. Allora abbiamo poco finalmente la travisata che ho segnalato. Sì, sì, sì. E abbiamo finito il tempo, però. No, c'è un'altra ora. Io vado via. Però se, guarda, domani torno. Vedi che ma c'è qua. Guarda, l'insistente Gabriele. L'insistente Gabriele. Ripartiamo con quella di Gabriele. Bugiardi, io non ci sono, non posso gioire. Ti tocca ascoltare il programma. Fai l'ascoltatore. Lo farò con grande piacere. Torniamo subito. Dalle 7 alle 9 tutti su DJ e piace schiaccia palla come un danchi nel DJ. Ma come, questo è il disco che vorresti che non finisse mai? Ci fai entrare prima, Patrizio. Dai, però poi finisce. Finisce, sei un senza cuore. Adesso iniziamo. Adesso finisce, Finisce. Ammazza, è finito. Comunque, dicevo, Oasi, Wonderwall, e devi apprezzare la program di DJ che te l'ha messo oggi e non lunedì scorso. In modo che così ti è passata un po' la rabbia, tu essendo interista, e li hai perdonati. Le 908 riparte, chiamate Roma 3131 con il Bio Medusa. Ripartiamo con le travisate. Oh, speriamo che adesso finalmente Gabriele dovrebbe essere in macchina. In macchina ci ha garantito che sta ascoltando e che quindi finalmente sentirà la sua travisata. Non speriamo che sia bella, perché può aspettare ancora un pochettino. Cavalli Acoustic Quartet, Bob Seger, All Time Rock and Roll. Più Bob Seger
a Radio DJ. A Radio DJ. E meno Bob Seger a Radio Capital. Cioè, più Seger a DJ, sì. Troppe Seger fanno male. Fanno male, sì, è vero. Tom Jones teme che la sua fidanzata Jessica Bezzozzi possa tradirlo con Tafano. Naturalmente per questo si rivolge alla Seger & Seger Investigazioni per accertarsi dell'eventuale infedeltà. Bob Seger raccoglie informazioni e dice... Diciamo una ditta di investigazione sì, adesso. Seger sì. & Seger. Raccoglie informazioni e chiede dove va la tua fidanzata e che cazzo se non lo sei tu che sei l'investigatore. Andiamo bene, manco le basi. Spesi male. Vabbè, ti do questa dritta. La domenica pomeriggio va all'Energy di Cesenatico con le amiche. Accertati che ci sia. Seger arriva, entra e vede subito Jessica e Tafano Limonari. No! Beccati immediatamente. Ma avendo paura di perdere subito l'ingaggio. Certo, ha già risolto tutto. Telefona a Tom Jones e gli dice: non c'è la tipa tua in disco. Vai, stai tranquillo. Non c'è. Quindi soldi spesi bene. Bene, bene. Poi? Poi, Berto il Pirata, Xavier Rudd, While I'm Gone. While I'm gone, don't change a thing. Non con un reg. Xavier Rudd, personaggio di conclamata ineleganza, totalmente privo di savoir-faire e delle maniere e dalle maniere discutibili, viene invitato all'esclusivissima cena del 70° meeting di Bilderberg, ok? Ah, invitato in maniera del tutto inattesa dal club Rockefeller. Una volta seduto a tavola, Rudd vi poggi i gomiti, si scaccola, starnutisce nel tovagliolo di Soros, sì. Lancia in aria le noccioline, le prende al volo con la bocca, fa il risucchio col bro. Mangia il barzato con le mani, lecca il sugo dal piatto, fa una cippetta di mollica di pane, ci dondola su. È un artista, però. Cade all'indietro, beve il mortangheriere da una All-Star. Che cos'è? Portata senza calzini. Sbottona i pantaloni e rutta in maniera invergonata. Tutto questo in un minuto, fate voi. Una timoratissima Debbie Harry commenta sbalordita da tanta maleducazione: ma che maiale! E Rudd, facendo il gesto del chiudere la mano a coppetta coi polpastrelli delle dita che vanno a toccare quelle del pollice. Ma che vuoi? Dice: maiale? Mau! Quando hai il bambino a casa che si comporta male, che gli dà del maiale, certo. Mangia male, gliela metti. Vedo poi che nell'orario di Fabio Volo, che è questo, mettiamo anche della musica travisata di un certo livello. Siamo arrivati al gran momento. Questa è la travisata di Gabriele adesso. Allora, l'insistente Gabriele, il segnalatore. K-Drew Circus. Mi rimangio quello che ho detto. Sulla musica, vedi? Gabriele, però lo vedi prima, fa tutto sto lancio. Che brutto! No, bello, eh! Bello, è tutto bello! Magari, aspetta, quello di qui. Volendo è da venerdì da Fabio. Sapete che Fabio fa il venerdì elettronico. Esatto. Che Drew dice a Sting: occhio che arriva Kanye West. Minchia, quello è un coglione patentato. Speriamo che non attacchi con la solita solfa. Ehi raga, dice West, ma lo sapete cosa ho letto? Cosa? Che la terra non è piatta, è cava. Per accedere al mondo sottostante ci sono due porte segrete, una al polo nord e una al polo sud, e ci sono dei cunicoli che portano una pizzeria al centro della terra dove Joe Biden cucina dei bambini repubblicani per fare un ragù pieno di 5G che poi viene venduto da Walmart. Ammazza, che coglione. Me lo ricordavo, coglione, ma non così. È peggiorato. Ma di chi è figlio? Mater semper certa est, pater nunquam, naturalmente. Che citazione. Nel frattempo arriva Giorgione West, il padre. Ah, Giorgione. No, figliolo, la terra non è cava. No. È semisferica. No. Tutta la parte sotto l'equatore non esiste. Non esiste. È solo un'illusione ottica generata da dei giganteschi proiettori 3D. Costruiti da Soros. Mancava Soros senza alcun motivo. Poi Sting e K-Drew si guardano rassegnati e, ricordando il proverbio di prima, K-Drew commenta: pare che il padre è certo. Abbassa che giro di parole per lanciare questa travisata. Pare che il padre è certo. E
E questa finalmente è la travisata dell'insistente finalmente. Gabriele, che nel frattempo spero l'abbia sentito. Scusate, ma ora che non c'è, possiamo dire che non era proprio la migliore. No, che era un po'. Però la storia era bella. La storia era bella, la travisata. Ma per quello l'abbiamo fatta nell'orario di Fabio. Mica siamo scemi. Le 914, ripartiamo subito con Tommaso Paradiso e Bostel. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Fino alla fine, Amore Indiano, Tommaso Paradiso, Baustelle, le 918, quasi, in Chiamate Roma 3131 su Radio DJ con il Bio Medusa. Abbiamo chiuso l'argomento canzoni travisate, ma adesso stiamo per affrontare un po' l'attualità, quello che riusciamo a leggere dai giornali, che il nostro Prevignano ogni giorno ci fa una rassegna di Qualcosa che ci colpisce, che ci viene subito in mente, di questo dovremmo parlare proprio domani. Cos'è? E chi è che manca da un po' di tempo all'interno di Chiamate Roma? Lui, Donald! Potus, come si dice, Donald Trump. Ma che si ripresenta, Ma riuscirà, perché adesso ogni tanto, sta schivando qua in cui indagini e cose, però niente, lui è pronto e continua a fare le sue convention. Esatto. Attenzione, qua non si trattava di una convention, ma lui stava uscendo dal tribunale a Miami, dove è processato per 37 capi di imputazione. Vabbè, una cosetta, 37, una cosetta. Uno più non uno sono meno. 40, cioè. Dopo il processo gli è venuto quell'angurino. L'angurino, quella fame che prende sempre. Dove possiamo andare a mangiare? Ma andiamo da Versailles. Siamo a Versailles? Sì, nella Little Cuba, praticamente. Havana. Little Havana, che è la parte cubana di Miami. Esatto. È entrato nel locale e ha esordito con una frase. La frase che piace a tutti gli avventori quando qualcuno la pronuncia. Che è però col gesto, Offro io, pago tutto io, food for everyone. Capito? E tutti molto contenti hanno iniziato a mangiare come degli orchi. Allora mi porti anche 6 hamburger, 10 patatine. Ci sono due motivi: lui se lo può permettere economicamente, poi lì sicuramente sapete, in Florida è ormai diventata una roccaforte repubblicana, quindi sarà tutta gente creativa. Esuli, e poi è già in clima di elezioni. Lui, cioè sta subito prendendo l'elettorato per la pancia. Tra l'altro Versailles è un ristorante piuttosto popolare, quindi la gente ha detto voglio questo, voglio quello. Ma voglio sarà questo, Versailles o Versailles? Perché essendo cubano è tipo la Reggia, hanno ricostruito la Reggia. La Reggia non c'entra niente però con Cuba. Secondo quello che ha ricostruito il Miami New Times, Trump non ha mantenuto la promessa, nonostante i suoi fan radunati nella sala del ristorante gli avessero pure intonato un happy birthday, visto che il giorno successivo, il mercoledì scorso, sarebbe stato il suo 77esimo compleanno, e Trump se n'è andato con il suo seguito senza regolare i conti, lasciando un po' di amaro in bocca. Che brutto! Bruttissimo quando ti invitano dove ti dicono tranquilli è tutto offerto da noi, poi vai lì e scopri che invece devi pagare. Succede, brutto, ma è successo? Parlo anche con voi qui presenti, la volta in cui arriva quello, lo sborone di turno che vi fa anche stavolta ci penso io, pago io. E poi non paga, che tu ti ritrovi all'improvviso a dover saldare. Mamma, che tristezza. Ma io ricordo benissimo, noi tre, ai tempi delle Iene, qua se base Radio Verità, immaginate i tempi d'oro. Siamo nel profilo penale, no? Dillo subito. No! Perché credo che la discoteca abbia nel frattempo anche chiuso, non farò il nome, però nella zona di Milano, quella dei locali del tempo, quindi parliamo primi anni 2000, ci invitano e ci offrono, ci portano lo champagne. No, non è che ci invitano, ci prelevano da fuori e ci portano dentro. Voi immaginate? No, le Iene, figurati, ma no, al tavolo VIP, eccoci. Non eravamo soli, c'era anche il buon Mauro Miclini, me lo ricordo benissimo, ci portano là e arriva questa bottiglia di champagne, non è già l'imbarazzo di sapere come si apre, no? Cioè, ma la apri così, che sciabolavano e non avevamo idea di come si facesse. Ci portano questo champagne, lo consumiamo, ringraziamo e a una certa ora andiamo a lavorare, salutiamo, ciao. Ma capito, foto di qua, foto di là, grandi, noi la prima volta che capitavamo in una situazione del genere e dicevamo, carini quei simpatici. Da bere. Usciamo e mi ricordo benissimo che l'ultimo a uscire sono io, per cui mi sento la mano che mi prende dal collo della camicia, mi ritira dentro e ci fanno pagare questo champagne. Ai tempi poi non avevamo neanche la carta di credito, quindi ma vi invitano e poi vi fanno pagare. Non solo, ma non prendevano la carta, quindi esci, vai al banco, Marta, con quello dietro, con uno in ostaggio e l'altro a fare i prelievi, paga, prova a chiedere la ricevuta e lì
Potevi uno waffa, ti danno un fazzoletto di carta, ma vaffanculo. E quindi succede. A voi è successo di essere sicuri che vi avessero offerto qualcosa e invece non è andata a buon fine? Patrizio? È successo. Mi è successo a Milano, Milano è pericolosa. È Milano che ti fanno tutti simpatici, dove you can eat ma not all you can drink. Non posso fare nomi perché è un posto dove vanno molti della radio, non posso fare nomi. Ma t'avevano promesso che ti avrebbero offerto il pranzo, la cena, quello che era. Era una cena, poi alla fine il commensale, il proprietario mi ha detto: guarda, qui mancano tipo tot soldi. Che erano proprio i tuoi. No, erano i miei e di altre quattro persone. Quindi proprio peggio. Proprio la master inculation. Beh, facci i nomi. Però ti è andata meglio rispetto a me, perché avevo Gabriele Giorgio in ostaggio, ho dovuto aspettare finché non ho saldato il conto e loro sono potuti tornare in albergo. Ergo con me. 342 000 700, per tutte le volte veramente doveva pagare qualcun altro. Dovevi pagare tu. Alla fine. Trovato tu. Dov'è che hai detto che era questo posto? Miami. Cuba. C'è un disco con Cuba. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 926 Cuba, Gibson Brothers, uno dei dischi della lunghissima trattativa fra gli Elio e le Storie Tese e i servizi segreti bulgari nel Pipero. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, andate subito a ripassare, perché poi vi aspettiamo l'1 e il 2 luglio per il concertozzino e il concertozio degli Elio a Carpi. Preparatevi, non fate che arrivate che non sapete le canzoni, storia che c'è dietro. Bravo, ogni canzone ha una storia dietro, come appunto questo brano qui, e come poi quello che stiamo raccontando, sia delle persone che si ritrovano poverine a dover pagare dopo che era stato offerto loro cartelli, cose. Vieni tranquillo che offro io. 342 000 700, storie di questo tipo. A me è successo settimana scorsa che un collega, insomma, vedevo da parecchio, mi fa, dice: prendi un caffè. Stavo vicino al bar, dico sì, prendiamoci il caffè. Prendo il caffè, tutto a posto, ok, ciao, grande, grazie, ciao, sei andato. Io ero convinto, aveva inviato lui, ero convinto che mi offriva il caffè. Sì, certo. Ho pagato io. Che è poi quello che fa il Previ, vi ricordiamo, il Previ è l'unico uomo al mondo che si fa corrompere con un caffè offerto da lui, che lui non beve, perché lui non beve caffè. È un uomo che funziona al contrario. Ne abbiamo un altro? Dai. Ciao Sozzoni. Nel 1996 vado a fare uno spettacolo di cabaret a Spoleto, in quanto io sono un cabarettista professionista. Lo spettacolo purtroppo non si può fare per problemi di audio. E quando esco chiedo: ma ti devo qualcosa per le bevute? E all'epoca due bevute 26.000 lire, roba come 50 euro da adesso per farsi un aranciato. E dove rientrare? Ciao Zozzoni, Laura da Foligno. Ma sai che i Zozzoni qua sono più di tre, di loro più qualcun altro. Vabbè, dai, un ultimo? Ce l'abbiamo? No, dai, allora rimanete qua, anche perché dobbiamo dirvi una cosa molto importante. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Duffy cantava Mercy, ma poteva essere anche Mercy, grazie, certo. Riferito a quello che si trova la roba da pagare. In Francia, sicuramente. Detto chiaramente un tono abbastanza ironico. Le 937, chiamate Roma 3131 con il Bio Medusa. Ultima mezz'ora di sostituzione di questa giornata. Sapete, noi siamo provvisori qua in questo orario, che solitamente è di Fabio Volo. Lo faremo fino alla prossima settimana. Dopodiché ci vedremo e ci sentiremo tutti a settembre, compreso chiaramente il buon Fabio Volo, come abbiamo già detto. 342 000 700, tante storie di gente che si è ritrovata a dover pagare cose che pensava fossero offerte. E c'è un messaggio che mi ha colpito abbastanza, perché dice: per l'argomento quella volta che pensavo fosse offerto invece ho pagato io, premetto che da Roma in su è normale, ma dalla campagna in giù è sacrilegio. Cioè, non credo che sia così regionale come situazione. Cioè, se io ti dico: dai, vieni che ti andiamo a prenderci un caffè, e tu magari dici: beh, immagini che sia che te lo offro io. Cioè, se io mi propongo, se la formula, se ti dicono ti offro un caffè, ti aspetti che te lo offrono. Se dici andiamoci a prendere insieme un caffè, puoi anche prevedere che si paghi in due. Immagino, no? A voi succede, a me succede così. Ti offro l'italiano, ti offro, sono io che ti sto offrendo una cosa.
nel caso andiamo a prendere un caffè, effettivamente non è così scontato. La cosa strana è che se io ti dico a te Furio andiamo a prendere un caffè e poi paghi te Furio, è strano quello, capito? È quello il discorso, perché mi sono accollato. Quello che ha fatto Trump abbiamo visto a Miami, andando al ristorante dicendo tranquilli, a questo punto non ha detto offro io ma mangiate tutti, cioè, tranquilli mangiate, continuate a fare quello che state facendo perché poi io me ne vado e non pago. 342 00 00 700, ne stanno arrivando, sentiamo. Anche casi un po' estremi. Estremi, sì. Ciao Zozzoni. Sì, io avevo un collega che una volta mi ha invitato a mangiare, però poi mi ha fatto capire che avrei dovuto pagare io. In che senso? E quando ha capito che io non avevo nessuna intenzione di pagare, piuttosto che pagare lui, ha chiamato tutta la sua rubrica del telefono fino a che ha trovato un terzo che non pagasse per me e per lui. Ciao Paolo da Varese. Ma il lavoro così. Vabbè, dai, questo è, però è un professionista, dello scroccone professionista. Eppure l'ha trovato. È un metodo che funziona. Dai, un altro. Allora, mio amico Francesco, detto Cibo, che ha detto: ragazzi, stasera bella bottiglia di vino, offro io. Oh, alla fine prende una bottiglia da 30 euro e salta fuori che c'ha 5 euro nel portafoglio. Alla fine abbiamo pagato più noi che lui. Ciao Cibo, grazie. Cibo. Però può succedere, Cibo, magari non hai controllato le finanze, dici che offri, no? Vabbè, non c'è neanche una carta, niente. Si chiama Cibo con due B. Amico di Danilo, uno che si chiama Cibo. Sicuro. Dai, l'ultimo. In quattro di noi amici siamo partiti per Bolzano dal Friuli per aiutare un nostro amico che aveva appena comprato casa e l'abbiamo verniciata in lungo e in largo e ha detto: stasera andiamo fuori a cena che ve la pago io. A fine cena è venuto a chiederci i soldi per saldare il conto, che non era abbastanza. Lo vedi, pure lui. Vabbè, ha fatto male però, i conti. Però in effetti, cioè, non ne hai abbastanza, basta che qualcosa ci metti, non i 5 euro, insomma. Sì. Magari mancano 20 euro, insomma, c'ha senso. Siamo partiti da Trump, che ha fatto, diciamo, anche un po' il fenomeno a un ristorante a Miami, sì, americano, e ho paura che sia un vizio un po' di quelle parti lì. Lo chiediamo a Francesca di Sanremo. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Certo, allora, anche tu hai avuto problemi con un americano, giusto? Sì, un americano che non conoscevo. Fatto sta che si è fidanzato con una mia amica del cuore, sì, che compiva 50 anni, quindi insomma una data importante. Lui mi contatta via mail, è anche molto carino, mi dice: dai, facciamo una sorpresa, vediamoci tutti a Bormio in modo da poter festeggiare questo momento con questa persona. Per carità, mi confronto con la mia compagna, siamo tutti d'accordo, partiamo, andiamo a Bormio. Bormio, ci troviamo in questo albergo pazzesco, lui dice: non vi preoccupate, poi vabbè, lui è americano, parla inglese, ma questo inglese con questo accento, io la mia competenza lo facciamo l'italoamericano, don't worry, pago tutto io, don't worry, it's on me, on me. Ecco, io non capivo una mazza. Ho capito solo una cosa, che avrebbe pagato lui. Quindi va bene, partiamo, andiamo a Bormio, hotel strafico pazzesco. Stavolta che a cena lui e la mia amica, quindi la sua compagna, iniziano ad avere qualche piccolo dissapore. Lei si fuma una sigaretta, cosa che l'americano assolutamente salutista non si può fumare. La discussione diventa più animata. Andiamo tutti a dormire, lei non gliela dà. Fatto sta che loro si sono Adesso che dettagli, no? Certo. Che possiamo tenere così. Tutto questo con voi a assistere, immagino. Aveva chiamato tutti, quindi con le amiche intorno. Certo, non avete fatto niente questa notte, come mai? E poi che succede? Io ho pagato il conto dell'albergo, una notte con colazione 380 euro. Ve l'ha fatta pagare a voi, vedi? È così, bisogna stare attenti. Vabbè, ma dai, non sarà legata a quella cosa. Lui, dato che non lo capivi bene, probabilmente non ha detto offro io, ma avrà detto Giorgio. Che ne so, avrà detto part off. Ma a parte quello che in euro. Capita bene, offriva lui. Vabbè, è andata male. Siete rimaste amiche? Con l'amica sì, l'americano è stato silurato, è stato alle Hawaii direttamente. bene. Quindi era lui il problema, va bene. Grazie Francesca, un abbraccio. Buona grazie giornata. Veramente per il contributo, è illuminante. Sì, ciao Francesca. Ciao.
The Colors 946, chiamata Roma 3131 con il Bio Medusa. Stanno arrivando casi incredibili di persone che bellissimi, fanno finta di offrire oppure fanno il gesto ma poi si danno perché alla il gesto è più importante della praticità di pagare. Dilla a Patrizio, pago io poi raccogli i soldi. Ha saldato debiti per tanti. poverino. Povero Pat. Quante storie, tante, senti. Vacanza con super amici. Dai, prendiamo una macchina sola così smezziamo le spese, l'autostrada, la benzina. Noi sì, dai, torniamo indietro per scoprire all'ultimo casello che in realtà la macchina era a noleggio aziendale, gli rimborsavano tutto, benzina, macchina, noleggio, autostrada, la cresta si è fatto. Ecco. Quindi hai pagato metà... No, non si fa. Amici, ragazzi. Qui ci sono quelli che, attenzione, poi facciamo la colletta, però sei tutto a rimborso, no. Ma pure quelli che si fanno fare la fattura del tavolo totale, scusate, posso chiedere la fattura così scarico tutto? Ma a me danno fastidio, ragazzi. Più che altro perché... Allora paga tutto tu. Occhio, perché noi siamo un gruppo numeroso, senti qua. Ciao Zozzoni. Ciao. Io sono di Carpi, sì. Vorrei offrirvi quindi per il 2 luglio, durante il concertozzo di Elio, almeno 2 birre a testa. Dai! Sì, l'ho detto pubblicamente. Bravo! Lo farò. Ci sentiamo. Allora, grazie. Detto offrire e per noi siamo? Offrire. Siamo 14. No, domenica siamo 15. Siamo il 2 siamo 15, sono quindi 30 fa 30 birre. Ho salvato il numero di Igor, ovviamente. Di Igor. Bravo. Bravo. Grazie, Igor. Che chiameremo? Figurati, ora che si è proposto. Ora ha detto durante il concertozzo, quindi mi aspetto che ce le porti mentre noi facciamo la diretta, perché vi ricordiamo dalle 21 alle 23 saremo in collegamento qui su Radio DJ a trasmettere proprio tutto il concertozzo senza interruzioni pubblicitarie. Yeah. Fate voi. Ma chi è che offre un servizio così, eh? No, sicuramente Donald Trump. Previ, state! A me è capitato dal kebabaro, mi dice: senti questo liquore al melone. Senti buonissimo, com'è? Lo bevo, 1, 2, 3. Ma bevi. Continuavo a offrire, alla fine me li ha messi tutti sul conto. No. Comunque ho lasciato una buona recensione perché era davvero buono. Capito? Ti ha steso praticamente. T'hai invogliato in quel caso. Però non ha detto offro, ti ha detto bevi. No, certo. Anni fa un mio amico mi ha chiesto una mano per svuotare il garage, sottinteso che non fossi pagato, insomma, ma certo, via dell'amicizia. Alla sera passo dal bar di questo mio amico, prendo una birra, dando per scontato che me la offrisse, manco per niente. Neanche una birra. Forza. Neanche una cosa da tutto sudato così. Dal parrucchiere mi chiedono se gradisco un caffè. Sì, grazie. Al momento del conto taglio piega riflessante, sono 90 euro più uno di caffè. Sono in tanti che ci stanno segnalando il pagamento del caffè. Addirittura c'è il caso di una famiglia che ha pagato l'abbonamento stagionale in un bagno 3.000 euro. Hanno chiesto un caffè mentre stavano compilando l'assegno. Erano 3.000 e un euro. Sì, hanno pagato un euro il caffè da quelle parti. Che stile, quindi vada pure bene. Tutti spicci. Io gli davo tutti spicci. No, assegno, capito? Devi pure buttare l'assegno vecchio. Aspetta, lo cancello. Perché ci manca un euro, non ho spicci. Erasmus, i prof italiani vengono a trovarci, ci invitano loro a cena e poi... Ciao, fanno il vento. Abbiamo dovuto pagare. Avevano un impegno importante. Caffè a Venezia 1997, ogni 4 cappuccini uno pagato. Beh, dai, giusto, siamo in 5, perfetto, dai, così risparmiamo un poco. Pago con un 50.000 e non mi dà il resto. Totale 12.500 euro a cappuccino. Ma a Venezia l'abbiamo già detto più di una volta, dipende dal periodo e dipende da dove. Cioè, e poi è scritto fuori. Chiedete sempre il tavolino vicino al bar. All'interno, al buio, sotto le scale, così risparmiate. Forse qualcosina li potete trattare, se no Venezia è cara. Piegatura, scalo a Dubai, devo rimanere in aeroporto 5 ore, un caldo fuori, 40 gradi, Umidità terribile. Anzi, 40 gradi è andata pure bene. Resti in aeroporto. Ma il problema è che in aeroporto 15 gradi, freddissimo, super. Resti sulla porta. La hostess mia di terra mi offre un giacchino per ripararmi dall'aria condizionata. E io Grazie. Ma lei rimane lì e mi guarda. Cosa aspetta? Il giacchino l'ho pagato un pezzo consistente di culo, quasi un culo intero. Cioè, te l'ha venduto! Venduto il giacchino, non è che te l'ha prestato, cioè te l'ha venduto. Perdo. Andiamo bene. Only
you're bringing something they can't bring. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'allarme della macchina di John Batiste ci avverte che siamo all'ultimo disco prima di dare la linea a Linus e Nicola in DJ Chiama Italia a Milano. Giusto il tempo di salutare tutti, salutiamo Veronica, salutiamo la Stellina a Milano, salutiamo Andrea Prevignano, io non lo chiamo Previ, io nome chiamo e cognome però va bene. Andrea Prevignano, il nostro magister Patrick, che non ti chiamo Patrizio, ok? Voto deve stare, voto. L'appuntamento con noi invece chiaramente domani alle 800 qua, fino alle 1000. Ciao a tutti. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.